Uomini e donne, ritorno di Armando incarnato al trono Over. Il cavaliere irriconoscibile, è dimagrito e ha una nuova acconciatura. I commenti social. Uomini e donne, ritorno di Armando incarnato al trono Over. Il cavaliere irriconoscibile, è dimagrito e ha una nuova acconciatura. I commenti social. Pausa estiva finita anche per uomini e donne. Il daytime di Maria De Filippi, il cui debutto è stato posticipato rispetto alla programmazione inizialmente stabilita, è iniziato lunedì 23 settembre. Presenti in studio dame e cavalieri, e i nei volti del trono classico. Confermata la presenza di Tina Cipollari e Gianni Sperti che come di consueto vestono i panni di opinionisti. Le registrazioni di Uomini e Donne sono iniziate da diverse settimane, e in rete sono state condivise le anticipazioni. Sono noti i nomi dei tronisti e di alcuni corteggiatori, inoltre è certa la presenza in studio di dame e cavalieri familiari per il pubblico. Tra questi Gemma Galgani, dama doc del trono Over, pronta ad affrontare una nuova stagione del daytime. La Galgani ha confermato di essere ancora single e di non aver avuto nessun flirt durante l'estate. Poi Cristina Tenuta ha rivelato di aver avuto dei contatti con Mario Cusitore subito dopo la fine del programma, pur avendo preso accordi per andare a cena insieme non sono mai usciti. Invitato in studio Mario ha ribadito che il suo interesse per Ida era sincero, ma le sue parole hanno scatenato la reazione di Armando incarnato che dopo un anno di distanza dalla TV è tornato nel programma. Incarnato ha accusato lo speaker radiofonico di essersi approfittato di Ida per ottenere maggiore visibilità. Armando incarnato, il cambio look scatena i social, i commenti. Nonostante l'acceso diverbio tra i due cavalieri, quello che ha colpito il pubblico è la nuova immagine di incarnato. L'imprenditore è apparso decisamente diverso fisicamente, e questo ha allertato anche l'attenzione di Maria De Filippi. Visibilmente dimagrito e con un'immagine rivoluzionata Armando incarnato è decisamente diverso dall'ultima volta che è apparso in TV. Inoltre la nuova pettinatura, con ciuffo nero, ha scatenato il web con commenti decisamente ironici. Anche la conduttrice ha notato le diversità del cavaliere tanto che gli ha fatto i complimenti per aver ritrovato la forma fisica, mi sono messo a dieta perché Maria l'anno scorso mi ha detto che avevo un po' di fianchi. I due opinionisti hanno poi ironizzato sulla sua abbronzatura, esaltata dal completo bianco, direttamente da Dubai. Ha dichiarato Tina Cipollari. Armando ha poi spiegato di essersi allontanato dalla TV per motivi familiari, e oggi è pronto a mettersi di nuovo in discussione.